Si è concluso positivamente il tavolo convocato dall'amministratore di Alba Palmerino Belardo, al quale hanno partecipato amministrazione e sindacati per discutere degli sviluppi futuri della società municipalizzata, a cominciare dal risanamento dei conti senza ledere i diritti acquisiti dai lavoratori. Le richieste delle sigle sindacali sono state accolte e passeranno al vaglio del Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. Ieri abbiamo tenuto un tavolo politico-sindacale che per quanto riguarda il sottoscritto, quindi la CGIL Funzione Pubblica, ma le OS in generale, è l'ultimo tavolo perché abbiamo ribadito e le reazioni del sindaco e dello stesso comitato di controllo sulle partecipate mi è sembrato alquanto positivo che la proposta che noi abbiamo avanzato, fondata nel merito e nei numeri, deve essere semplicemente articolata nel modo migliore dall'amministratore unico, sul quale oggi incombe l'ultima responsabilità, affinché poi la trasmetta alla proprietà che ne prenda atto per quelli che sono i percorsi da fare in consiglio comunale, per l'approvazione e quindi poi chiudere il percorso di ricapitalizzazione. Quindi diciamo è andata bene, ci sono buoni auspici per il futuro. Io sono ottimista, sono fiducioso perché penso che tra noi parti sociali, l'amministrazione e il comitato di controllo ci sia una sintonia e ci sia la convinzione che quando da noi rappresentata possa veramente superare le ipotesi prodotte da Pozzoli. Penso che nel giro di 10 giorni si possa chiudere tutto. L'amministratore unico deve assolutamente in tempi rapidissimi relazionare sulla nostra proposta in modo articolato all'amministrazione e l'amministrazione poi procedere a convocare il Consiglio Comunale per approvare questa proposta e chiudere l'iter per la ricapitalizzazione. Penso che in 10, massimo 15 giorni si possa fare il tutto.